l'occorrente per realizzare la nostra goccia vuota e quindi partiremo con un nuovo segmento di filo e inseriremo sul nostro filo, sul nostro ago 38 d'elica rosa. Io ora inserisco le 38 d'elica e ritorno da voi. Ed eccole qui, non so se si notano sotto sopra questa tovaglietta, ma eccole qui. Ora ritorno, chiudo il lavoro a cerchio, ripassando in tutte le perline, in questo modo. Lo chiudo a cerchio, effetto 3 nodini in corrispondenza dell'altro filo. Unisco di nuovo i due fili come ho fatto anche prima in precedenza per non lasciare fili in giro ed effettuo un giro al peyote. Faccio questi passaggi e torno da voi. Ed eccomi qua, ho chiuso il lavoro a cerchio, ho effettuato i 3 nodini e ho unito i due fili con un altro piccolo nodino in questa corrispondenza qui. Ovviamente se lavorate con un filo monofilamento vi consiglio di effettuare questi nodini, se lavorate con un filo da tessitura basta ripassare più volte all'interno delle perline fino a che il filo non risulta, che non scivola più nella perlina, che risulti stabile. Ora per lavorare al peyote come si fa? Allora, io esco da questa perlina, una delle tante, inserisco sul mio ago una nuova perlina d'elica, non entro quella subito dopo, ma nella terza. Entro solo nella terza e tiro bene il filo. Vedete, va a mettersi in questo modo qui e continuo inserendo sempre una nuova perlina sul mio ago, non entrando in questa, ma in quella subito dopo. In questo modo, vedete? E proseguo così fino alla fine, non in quella, ma in quella subito dopo. Bisogna sempre saltarne una, in modo che va a formarsi questo lavoro qui. Ne salto uno e vado in quel e nell'altra. Bisogna fare questo fino alla fine del nostro cerchio. Ritorno da voi. Ed eccomi qua, vado a inserire l'ultima perlina di questo giro, l'ultima d'elica. Quindi io esco da questa, salto questa qui e mi infilo nell'ultima d'elica e anche nella prima. Perdonatemi. Allora, io esco da questa, salto questa qui, mi infilo in questa ultima delica e anche nella prima delica che abbiamo inserito in questo giro. E tiro bene il filo. Ed ecco qua, abbiamo completato il primo giro al peyote. Adesso ne faremo un altro. Il secondo giro è più facile perché bisogna soltanto inserire le delica in questi spazietti qui vacanti, quindi una delica, due delica, seconda delica, cioè tutti questi spazietti qua, questo, 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 tutti questi spazietti vacanti devono essere riempiti da una nuova delica. Rifaccio di nuovo questo passaggio e ritorno da voi. L'ultimo spazietto che andremo a riempire, invece di inserire una sola delica, andremo a inserire due delica. Mi raccomando, questo passaggio è importante perché va a formare la nostra punta della nostra goccia vuota. Quindi, l'ultimo spazietto vado a inserire due delica sul mio ago e mi infilo sia nelle ultime due, cioè sempre nell'ultima e nella prima inserita di questo giro. E vado a stringere bene il lavoro. Ora non dovremo fare altro che inserire in tutti questi spazietti sempre vacanti una delica nera. Quindi accantoniamo per un attimo il rosa e prendiamo la delica nera e inseriamo in tutti questi spazietti una delica nera.
ricordando che dove abbiamo inserito le due delica, cioè in questo punto qua, andremo a collocare una delica nera anche in questo spazietto qui. Io faccio questo giro e ritorno da voi. Ed eccomi qua, sono arrivata nel punto in cui vado ad inserire la delica nera in queste due, nel mezzo. Inserisco la mia delica nera sul lago e mi infilo nella seconda delica, in questa qui. E tiro bene il filo, vedete, va a formarsi la punta della nostra goccia. Una nuova delica sul lago è l'ultima di questo giro e andiamo ad inserire il lago in quella rosa e in quella nera di questo giro qui. E tiriamo bene, vedete, si è formata la nostra goccina, dove questa qui, questa sarà la nostra punta. Vedete, in questo modo qui. Adesso vado a stringere la parte, diciamo, questa qui con le rocaglie 15-0. Ora ripasso nella lavorazione in che modo? Ripasso in questa rosa. Riscendo in questa qui, vedete, e mi rinfilo anche in questa qui più esterna, cioè bisogna ritornare alle perline, quelle più esterne, in modo da lavorare l'interno della nostra goccia. Ed ecco qua, e rigiro il lavoro in questo modo. Ora, in tutti questi spacchizzetti vacanti, specialmente anche questo qui, andremo ad inserire una rocaglia 15-0, queste qui della Miyuki color oro. Vi mostro. Quindi una rocaglia oro sul lago. Mi rinfilo nella delica e tiro bene il filo. Un'altra rocaglia mi rinfilo nella delica, questa qui mi raccomando, e tiro bene il filo, in modo che va a delinearsi meglio anche la nostra goccia. Di nuovo una rocaglia e di nuovo fino alla fine, in modo che date anche già una forma alla vostra goccia con le mani, vedete, in questo modo. Continuiamo questo fino alla fine. L'ultima, mi raccomando, inserite la perlina, inserite il lago sia in quella rosa e sia nella prima oro inserita. A tra poco. Ed eccomi qua, ho inserito anche l'ultima perlina. Ora inizio un nuovo giro, sempre con le perline oro, sempre nel medesimo modo. Di nuovo una perlina oro sul mio lago e mi rinfilo nella seconda oro. Di nuovo una nuova perlina sul lago, sempre oro, e mi rinfilo di nuovo in quest'altra oro. Bisogna continuare così sempre fino alla fine. Sono facili i passaggi. Una volta capito dove bisogna infilare l'ago, vedete, sempre in quella oro. Questo va fatto fino alla fine. E va fatto, oltre a questo passaggio qui, in tutto i passaggi ne sono 5. In che modo si contano le non so se si nota qui, no? Aspettate, ecco qua. Le file, bisogna contare le file, quindi questa qui sono 3 più 2 sono 5, quindi in totale sono 5 giri di rocaglia 11-0, 15-0. Quindi ne abbiamo fatti 2. E ne restano altri 3 da fare. In totale ne sono 5. Quindi oltre a questi, altri 3 giri di rocaglio 15-0 oro. A tra poco. Ed eccomi qua. Ho completato anche il quinto giro delle perline oro. Sono 3 centrali e queste due sono 5. In totale sono 5 giri, come vi dicevo prima. Ora accantoniamo quelle oro e iniziamo di nuovo con le perline rosa, in modo da completare la nostra goccia.
Vedete, la forma più o meno è questa. Le perline, queste qui oro, si sono pronunciate, mentre quelle lì rosa si sono incurvate. Dopo le andremo a sistemare in modo da unire i due lati e cucire i due lati della goccia. Ora accontentiamo con le oro e iniziamo di nuovo con le delica, quelle rosa, e inseriamo su ogni spazietto una delica rosa. Allora, la prima l'abbiamo inserita e continuiamo così fino alla fine, inserendo le delica rosa. Mi raccomando, facciamo questo per tutta la circonferenza, per tutti gli spazietti. Questi qui, vedete? Questo qui, tutti questi. Per tutti questi spazietti bisogna inserire una delica rosa. A tra poco. Il primo giro è completato. Guardate. E ora andremo a realizzare altri due giri sempre al peyote, sempre nello stesso modo. Inseriamo una perlina negli spazietti vacanti e così fino alla fine per altri due giri, cioè uno e poi il secondo. A tra poco. Ed eccomi qua, effettuato i tre giri delle delica. E ora l'ultimo giro sarà con le delica, queste qui sempre rosa, e in prossimità della punta, cioè questa, aspettate, ve la indico con l'ago, prossimità della punta dove abbiamo inserito prima due delica per formare la nostra punta, andremo a farla anche da questo altro lato. Vedete, la goccia si presenta in questo modo al momento. Quando andremo a inserire in tutti questi spazietti una sola perlina, qui in prossimità della punta, proprio in questo punto qua, proprio parallelo, andremo a inserire due perline. Faccio questo passaggio e torno da voi. A questo punto non ci resta che collegare i due lati. In che modo? Girando la parte questa qui, piano piano, verso l'esterno. Vedete, non è difficile da fare. Ecco qua, abbiamo girato la parte all'interno e ora non ci resta che cucire a zigzag. In che modo? Io esco da questa qui. Perdonatemi, vi zoomo un pochettino così vediamo se. Ecco qua, io esco da questa perlina qui. Ora, per cucire a zig zag, mi rinfilo nella perlina nera e in questa. Vedete, sto cucendo a zig zag di nuovo in quella nera, in modo da compattare i due lati. Di nuovo in questa. Vedete, in questo modo, così va a delinearsi la nostra goccia. Usciamo da questa nera, mi rinfilo in quella rosa, mi rinfilo in quella nera sotto, mi rinfilo in questa. La cucitura è facilissima, bisogna solo capire, vedete, dove infilare l'ago. Mi rinfilo in questa, sempre quella più sporgente, di entrambi i lati, questa rosa, e invece dall'altra parte sempre in quella nera. Questa sporgente, poi arrivato di qua, e una a destra e una a sinistra. Poi una cosa importante da fare, aspettate qui ho saltato un punto, una cosa importante da fare che infatti qui stavo mancando perché si è fatta una certa e io non ci vedo più,
La parte importante è quella della punta. Vi ricordate questa punta qui? Quindi quando siamo in prossimità delle due delica che oramai sono vicine, vedete? Questa delica qui, poi mi rinfilo in quella nera. Poi mi rinfilo di nuovo in questa delica qui centrale in modo che va a delinearsi la punta, eccola qui. Dopo mi infilo in quella nera e in quella rosa. Possiamo fare anche così, senza che usciamo e rientriamo sempre 50.000 volte. Mi rinfilo in quella nera e di nuovo in quella rosa. Vedete, la nostra punta si è definita in entrambi i lati e continuo così. La cucitura a zig zag. Volendo per compattare, ma non serve, una sola passata basta. E vado a compattare così tutta la mia goccia. Vi faccio questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qua la nostra goccia finita. Adesso non ci resta che effettuare questo piccolo modulino al di sopra della nostra goccia per collegare il nostro perno. Ecco qui il modulino, sempre se la telecamera presta soccorso, è formato dalle Super Duo, un cipollottino e un piccolo archetto dove agganciare il nostro perno. Adesso vi mostro questo passaggio e poi non resta che collegare l'orecchino al componente che abbiamo creato prima e l'orecchino è terminato. Allora, ripasso in tutta la lavorazione arrivando precisamente a questo punto, a questa delica qui. Vedete? Quella prima di quella sporgente, questa qui. Prendo sul mio ago una Super Duo e mi infilo nella delica quella sporgente. Vedete, in questo modo qui va. Dobbiamo fare delle sorte di cornette. Un'altra Super Duo sul nostro ago e ci infiliamo in questa delica qui. Ed ecco qua, che vanno a posizionarsi. Ora andranno a stringersi perché andremo a inserire il nostro cipollottino centrale. In che modo? Io ripasso anche in questa delica qui rosa e risalgo nell'altra delica rosa, quella parallela, eccola qua, e mi rinfilo di nuovo nella delica questa qui nera e anche nel foro quello basso della Super Duo. Mi rinfilo anche in quella centrale. Il cane si è svegliato. Mi rinfilo anche in quella centrale nera. Nel foro, questo qui, sempre in basso della Super Duo, inserisco sul mio ago 3 perline 15-0, quelle della Miyuki, e risalgo nel foro superiore della Super Duo. Inserisco sul mio ago il cipollottino e inserisco l'ago nel foro in alto della Super Duo. Rinserisco sul mio ago 15 3 perline 15-0. Un attimino che sono terminate. Dicevo, inserisco 3 perline 15-0 sul mio ago e mi rinfilo di nuovo nel foro questo in basso della Super Duo, in modo che vado a decorare anche quest'altro lato con le perline. Mi rinfilo in questa centrale, la delica nera centrale. Dobbiamo risalire di nuovo per decorare la parte superiore del nostro cipollottino. E quindi mi rinfilo di nuovo anche nella Super Duo, nel foro in basso, anche nelle tre rocaille appena inserite.
di nuovo della Super 2 nel cipollottino. Inserisco sul mio ago 9 rocaie 15-0. Vediamo se sono 9, sono 3 e 3, 6, 3, 3, 6, 7, 8, manca l'ultima, 9. Mi rinfilo di nuovo nel cipollottino in direzione opposta, ripasso di nuovo nelle 9 appena inserite, vado diciamo a rendere più stabile e più compatto questo anellino, che poi dopo andrò a ospitare l'anellino che poi fermerà il perno, e dopo riscendo di nuovo nella lavorazione in modo da fermare il mio filo di nuovo nelle 3. E ora non ripasso più in questa centrale perché potrebbe in qualche modo spezzarsi, quindi ripasso direttamente in questa delica qui, questa qui nera e in quella rosa, così in modo da fermare il filo per bene. Vedete, in questo modo qui andrà ad ospitare il mio anellino. Qui ripasso nella lavorazione e ora andremo a cucire le due parti. Ripasso fino giù, eccoci qua, precisamente dobbiamo contare 8 di queste perline nere, quindi sono 2, sono 4, 5, 6, 7 e 8, quindi dovremmo cucire il nostro componente da questa ottava qui. Quindi riscendo e mi infilo, ecco l'ottava. Fammi controllare l'ottava, 2, 4, 6, 7, 8, sì, preciso. L'ottava che poi andrà a collegare il mio... Scusate se... Andrò a collegare la perlina questa nera alla goccia vuota. In che modo? Quindi... sono uscita dall'ottava, da questa, rinfilo l'ago in una delle punte di queste qui nere, soltanto in quella nera, mi raccomando, perdonatemi se no quasi inciampa tutto, ed eccoci qua. Vedete, in questo modo, ora si è girato, quindi vado a collegare. In che modo? Sono uscita da questa nera, mi sono inserita in questa qui nera qui della punta e mi vado a infilare nella seconda nera che vedo subito davanti a me, cioè sarebbe nella nona che viene subito dopo, in modo che questo lato è già chiuso. Poi ripasso anche in queste qui, in questa nera, e in questa nera qui, non so se si vede, ecco qua, in questa. Praticamente bisogna, questa qui l'ho cucita, vedete, a questa ne ho lasciate una, due libere, la terza è quella che andrò a collegare il secondo lato, quindi mi rinfilo col l'ago nella punta, tiro e rinfilo l'ago nella delica quella successiva, in modo da unire
Vedete? Unire il mio orecchino. Ed eccolo qua. Aspettate che tolgo lo zoom, così. Ed ecco qui, ho unito il mio orecchino. Ora non resta che ne so, ripassare nella lavorazione, eliminare il filo che prima abbiamo lasciato in eccesso, ripassare un po' più volte così da tenere più stabile le due parti. Poi non resta che inserire l'anellino, il perno, in questo modo, guardate, l'anellino, il perno. Sempre se il telefono partecipa, infilare la farfallina e il nostro orecchino è pronto. È molto semplice da realizzare. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Per qualsiasi informazioni o se qualcosa non è chiaro, contattatemi sia sotto nei commenti oppure in privato. Io vi saluto, un bacione. E alla prossima. Ciao!